Un voto contro il rigore europeo e un voto contro il governo Monti e questa è questa l'opinione di molti osservatori ed è questo il tema d'apertura della nostra conversazione con Massimo Grimaldi, Presidente della Commissione regionale Bilancio, nonché esponente di spicco del nuovo PSI. Un voto contro l'Europa del rigore, contro il governo Monti? Sì, eh, indubbiamente c'è stato un voto contro, non un voto per, eh, in questa tornata elettorale, eh, almeno in alcuni, in alcuni casi, dove il dato eh, è maggiormente incontrovertibile da questo punto di vista. Eh, mi riferisco in particolar modo al dato francese, eh, dove con la vittoria di Hollande. Ehm, vi è eh, come dire, una controtendenza rispetto al, 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 all'europeismo ehm, e quindi di rigore ehm, espresso e manifestato in qualche modo dal Presidente Sarkozy. Eh, in Italia avviene eh, in qualche modo la stessa cosa ehm, insieme ad un sentimento eh, di antipolitica in alcuni casi che si è manifestato con il voto, vedi il risultato eh, di Grillo e eh, della lista Grillo in alcune... In alcuni, in alcuni comuni d'Italia, eh, quindi, non solo una manifestazione nei confronti dei partiti che, che sostengono il um, governo Monti, ma anche una manifestazione eh, di antipolitica nei confronti dei grossi partiti che in qualche modo sono visti dagli elettori anche per le ultime vicende, per le vicende note, vedi il caso Lusi, vedi il caso Lega sul finanziamento eh, dei partiti, vedi, è stata, come dire, una manifestazione eh, di intolleranza da parte. Dei cittadini. Eh, tutto questo va guardato naturalmente con attenzione e, soprattutto, va eh, eh, fatta eh, una grossa accelerazione verso quelle riforme da tanti anni auspicate, da tanti anni all'ordine del giorno, dell'agenda, del dibattito politico, eh, del Parlamento e delle forze politiche, ma non ancora attuate. E mi riferisco, in qualche modo, alla riforma elettorale che credo sia adesso indispensabile per. Restituire ai cittadini la possibilità di scelta e per avvicinare. I cittadini in qualche modo alla politica per non tenerli più lontani, alla riforma del eh, bicameralismo, quindi con la riduzione dei parlamentari, anche alla riforma sul finanziamento dei partiti che credo sia un altro, ordine, sia un altro tema all'ordine del giorno importante in un momento di crisi, in un momento in cui il governo Monti chiede in continuazione sacrifici ai cittadini, chiede in continuazione sacrifici agli enti locali, chiede in continuazione eh, come dire, grosse, eh, carica di grosse responsabilità responsabilità spesso gli enti locali rispetto al governo del territorio, rispetto alla responsabilità che molti sindaci, molti presidenti di provincia, molti presidenti di regione hanno direttamente nei confronti dei cittadini. Quindi una percezione da parte dei cittadini anche di, di, di avere qualche risposta rispetto ai sacrifici che le istituzioni hanno proposto ai cittadini in questo periodo. Ecco un voto che secondo molti osservatori ha sancito anche la fine, la morte della seconda repubblica e la fine del bipolarismo in relazione soprattutto al dissolvimento del PDL. Eh, sì, indubbiamente il, vi è come dire un'attenzione una, un eh, particolare eh, anche al, al sistema bipolare, in qualche modo anche... Eh, L'atteggiamento di alcuni partiti tradizionali, in particolar modo eh, l'UDC, che in alcune eh, questioni, in, in alcune situazioni eh, ha fatto apparentamenti col PDL piuttosto che con il PD a seconda delle città, eh, sancisce in qualche modo la, la, la morte del, del più che la morte del bipolarismo, come dire, una decomposizione di un sistema eh, elettorale che probabilmente è obsoleto e va rivisto. Ecco, cosa accadrà nel centrodestra ora? Guardi, Berlusconi l'ha dichiarato, l'ha dichiarato Alfano, ha detto che ci saranno grosse novità politiche subito dopo il voto, credo che ci sarà un'attenzione, ma non solo da parte del PDL, credo che saranno impegnati tutti i partiti proprio per, quello, per le considerazioni che facevamo prima, cioè l'antipolitica, il che il monta eh, e una serie di altri, eh, di, di altri piccoli segnali che ci fanno capire che la, i prossimi mesi saranno impegnati, i partiti dovranno essere impegnati a fare un, ad avere una, un, a fare un grosso rinnovamento a Rinnovare, ma più che la nomenclatura, eh, l'establishment dei partiti, a capire che bisogna eh, creare situazioni nuove, ci vogliono sicuramente delle novità per poter riavvicinare i partiti alla politica. Io non voglio ripetermi, ma credo che una delle, delle, delle sicuramente una delle novità è un, il mettere in mano ad un nuovo sistema elettorale. Veniamo all'esito del voto in Campania, in provincia di Caserta. Il nuovo Partito Socialista, partito di Massimo Grimaldi, ha fatto registrare un buon successo. Sì, eh, quattro sindaci eh, in comuni al di sotto dei 15.000 eh, abitanti, un'ottima percentuale, il 7% sia a Mondragone che a Raversa, che sono stati i due comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, gli unici due comuni che sono andati al voto in provincia di Caserta dove avevamo nostre liste, liste del nuovo opposito dove abbiamo ottenuto il, il 7%, quindi c'è una grossa soddisfazione, soprattutto è un, un dato che premia... Un atteggiamento di, di sobrietà in linea con... Il Presidente Caldoro, quindi con l'azione di governo che ha messo in campo il Presidente Caldoro in questi, in questi mesi e in questi due anni di legislatura, eh, guardando con attenzione al territorio, agli interessi dei cittadini e ai bisogni della gente, ma soprattutto con una grossa attenzione anche al rinnovamento, infatti in entrambi, eh, in entrambi i casi premiano, eh, premi, gli elettori premiano eh, consiglieri che si candidano per la prima volta. Ecco, potrebbe esserci una ricaduta del voto in Campania, cioè la divaricazione tra Nitto Palmiani e appunto Caldoriani nella maggioranza. No, guardi, non vedo assolutamente eh, questa preoccupazione anche perché il nostro impegno è stato in linea con candidati della PDL, è stato in linea con le liste del popolo della libertà e quindi questo, questa preoccupazione non c'è. In molti casi eh, abbiamo lavorato insieme, continueremo a farlo e soprattutto abbiamo come dire, scelto gli uomini. Migliori che sul territorio potessero rappresentare non solo il popolo della libertà, ma il cosiddetto cartello elettorale del centrodestra e dei moderati. Quindi abbiamo cercato di mettere in campo come dire, atteggiamenti positivi e atteggiamenti che sono stati in linea politica con il popolo delle libertà, quindi non vedo assolutamente questa divaricazione, anzi, vedo molta collaborazione. Chiudiamo con il boom fatto registrare dal Movimento 5 Stelle, il Movimento di Beppe Grillo. Eh, sì, non è da sottovalutare, è un segnale forte, è un segnale che eh, la politica che in generale i partiti in generale devono tenere con attenzione. Io dico sempre che i partiti hanno un ruolo fondamentale, quello di svolgere l'intermediazione tra le istanze dei cittadini e le istituzioni. Probabilmente i partiti ultimamente questo lo hanno fatto poco, se non addirittura è scomparso questo dall'atteggiamento e dal compito dei partiti. I partiti devono ritornare a fare questo, devono ritornare tra la gente, devono ritornare a proporre soluzioni, soprattutto in linea con quelle che sono le aspettative dei cittadini. Per cui c'è necessità assoluta da parte di tutti i partiti, perché poi come lei ha visto non si salva nessuno da questo, da questo comportamento, nessuno può esultare da questo, dopo questo voto amministrativo seppur si tratta di amministrative quindi hanno una valenza diversa rispetto ad altri tipi di elezioni che hanno connotato maggiormente politico rispetto alle amministrative dove spesso sono gli uomini al centro dell'attenzione piuttosto che i partiti, ma questo atteggiamento e questo comportamento dei partiti non deve essere sottovalutato e i prossimi giorni, i prossimi mesi i partiti devono mettere nella propria agenda una serie di, ehm, di riforme da proporre al Parlamento e una serie di cambiamenti importanti che i partiti devono porre all'attenzione delle proprie segreterie nazionali, dei propri consigli nazionali, dei propri direttivi. Questo è fondamentale. Ecco fondamentale resta comunque il lavoro e il rapporto col territorio. Sì, è un fatto storico, è sempre all'ordine del giorno, è all'ordine del giorno ieri, lo è all'ordine del giorno oggi, speriamo non sia all'ordine del giorno di domani. È fondamentale partire su questo e su questo bisogna dare una grossa accelerata con un'attenzione particolare veramente a questi problemi che sono diventati oramai un problema serissimo e su questo i partiti, senza distinzione, destra, centro, sinistra, devono confrontarsi e devono cercare di trovare soluzioni giuste e adeguate, senza litigare, ma proponendo le giuste soluzioni. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione, Tacquino politico della Campania come sempre tornerà domani alla stessa ora.